Pensioni, confronto governo sindacati, Gentiloni, misure di equità sociale, doveroso sostenerle, martedì nuovo incontro. La proposta stop all'aumento dell'età per i lavori gravosi, anche per le pensioni di anzianità, CISL favorevole, CGIL contraria. Dalle tre sigle sindacali appare molto difficile. Dalla CGIL arriva il niet con la chiusura di Susanna Camusso che annuncia anche la mobilitazione. Mobilitazione vuol dire iniziativa sindacale a sostegno delle indicazioni che abbiamo e ad affermazione del fatto che le ipotesi fatte dal governo sono assolutamente insufficienti anche rispetto agli impegni che avevano già preso. Opposta alla posizione della CISL. Anna Maria Furlan infatti apprezza la coerenza nelle proposte del governo rispetto alle richieste dei sindacati e spostare a non si sa quanto elementi che possiamo portare da subito a casa per quelli che rappresentiamo sarebbe una cosa assolutamente incomprensibile tra i lavoratori e le lavoratrici. In questo clima di unità sindacale, ritornata traballante, ci prova Barbagallo della UIL a confidare in uno scatto di reni, magari martedì prossimo, magari in extremis. Azioni riprenderà martedì prossimo. E allora vediamo nel dettaglio le nuove proposte avanzate oggi appunto dal governo a Palazzo Chigi e le reazioni dei sindacati, chiusura dalla CGIL, mentre la CISL parla di proposte coerenti. Gianpiero Scarpati e poi Luigi Monfredi. La trattativa sulle pensioni, il governo rilancia e mette sul tavolo due nuove proposte. Mirano ad allargare la platea dei lavoratori esclusi dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni nel 2019. Si parte dalla base delle 15 categorie di lavori gravosi che saranno esclusi dallo scalino. La misura, questa la prima novità, oltre alle pensioni di vecchiaia riguarderà anche quelle anticipate, e cioè le vecchie pensioni di anzianità per le quali contano gli anni di contributi versati. Rispetto alla discussione che avevamo sviluppato una settimana fa c'è stata un'implementazione delle nostre proposte e una precisazione delle proposte che avevamo avanzato. Prevista anche la creazione di un fondo per prorogare e rendere stabile l'APE social, e cioè l'anticipo pensionistico finanziato dallo Stato. Il governo propone anche di rivedere il meccanismo previsto dalla legge che lega l'età pensionabile alle speranze di vita, inserendo un tetto massimo di 3 mesi per ogni futuro rialzo. Le nostre proposte sono compatibili con le risorse a disposizione e del quadro della legge di bilancio, dice il ministro dell'economia Padoan. Il debito pubblico sta diminuendo, aggiunge, e con uno sforzo continuativo scenderà sotto il 130% nei prossimi anni. Sulle pensioni, Padoan sottolinea. Il governo ritiene di aver fatto importanti sforzi, accoglie però con rammarico il fatto che non le organizzazioni sindacali hanno opinioni diverse. In primo piano stasera al TG5 c'è un argomento molto importante, quello delle pensioni. Il punto è l'aumento dell'età pensionabile a 67 anni in ragione dell'aumento delle aspettative di vita. Il governo sta facendo una serie di proposte ai sindacati per fermare, in alcuni casi di attività per esempio gravose, questo aumento dell'età pensionabile. Fino ad oggi però non si è trovato l'accordo, o meglio, una parte del sindacato, la CISL, è positiva riguardo a queste proposte, la CGIL invece è nettamente contraria. Se ne riparlerà martedì. I sindacati lasciano divisi il confronto di Palazzo Chigi sulle pensioni con Camusso, CGIL, che già parla di mobilitazione. Il governo ha proposto interventi mirati per bilanciare il sistema senza stravolgere le regole di base. Resterebbe quindi il vincolo fra speranza di vita ed età pensionabile, con il passaggio di quest'ultima a 67 anni dal 2019. Ma salirebbe da 11 a 15 il numero di categorie escluse dall'aumento, con l'arrivo poi di un fondo per prolungare l'APE social, l'indennità che permette a disoccupati, disabili e lavoratori impegnati in mansioni usuranti di ritirarsi a 63 anni. A partire dal 2021 un tetto di 3 mesi sarebbe applicato a ogni ulteriore scatto in avanti dell'età pensionabile. Dalla CISL, giudizio positivo. È assolutamente importante portare il più possibile a compimento quell'intesa sulla previdenza che insieme avevamo costruito. La UIL aspetta il prossimo vertice in programma martedì per chiarire i punti ancora non definiti. Come UIL siamo pronti ancora una volta.
confrontarci e cercare di portare a casa qualche risultato in più. Susanna Camusso boccia invece l'esito della trattativa. Noi come CGIL pensiamo che il governo abbia perso un'occasione di dare quantomeno un segnale. Nelle prossime ore la CGIL deciderà i termini della mobilitazione che si potrebbe tenere sabato 2 dicembre. Per il Premier Gentiloni il pacchetto è uno sforzo significativo. L'impegno economico raggiunge i 300 milioni di euro. Difficile andare oltre, soprattutto ora che l'Europa osserva da vicino i conti dell'Italia. Dal ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, rammarico per la risposta dei sindacati. Quindi il governo ritiene di aver fatto importanti sforzi, accoglie però con rammarico il fatto che non le organizzazioni sindacali hanno opinioni diverse sulla bontà di questo pacchetto. Buonasera, allora doveva essere l'ultimo incontro, l'incontro decisivo tra governo e sindacati sulle pensioni, però l'accordo non c'è, ci sarà un nuovo incontro martedì, Gentiloni ha avanzato nuove proposte, e appunto però i sindacati su questo sono divisi, la CISL parla di misure importanti, mentre la CGIL è insoddisfatta e si prepara alla mobilitazione. Allora sentiamo Luca Patrignani e poi Piero Cipriani. Il governo rilancia con nuove proposte sulla previdenza, ma l'accordo ancora non c'è. Nuovo round martedì mattina. All'inizio dell'incontro con i sindacati, oggi a Palazzo Chigi, il premier Gentiloni ha parlato di misure irrilevanti, sacrosante, improntate all'equità sociale. Poi ha calato sul tavolo delle trattative le sue nuove carte. Ecco il documento di 3 pagine consegnato a CGIL, CISL e UIL, con le nuove proposte che si aggiungono a quelle già avanzate negli incontri precedenti. Stop all'aumento automatico dell'età della pensione a 67 anni dal 2019 per 15 categorie di lavori gravosi, dai maestri agli infermieri, dai siderurgici ai pescatori. Stop esteso, e questa è la prima novità, anche alle pensioni anticipate d'anzianità, legate cioè non all'età ma ai contributi versati. Seconda novità, un fondo dove raccogliere gli eventuali risparmi di spesa da usare per prorogare e poi in prospettiva stabilizzare l'APE social, ovvero l'anticipo previdenziale gratuito. Ultima novità, dal 2021 i prossimi aumenti automatici legati all'aspettativa di vita dovrebbero poter arrivare al massimo a uno scatto di 3 mesi, non di più. Interventi significativi che contemporaneamente rispettano le regole e gli stretti vincoli finanziari, rivendica Padoan. È un pacchetto importante che va ovviamente collocato all'interno della legge di bilancio. Il governo ritiene di aver fatto importanti sforzi, accoglie però con rammarico il fatto che le organizzazioni sindacali hanno opinioni diverse sulla bontà di questo pacchetto. Le differenze tra i sindacati, sotto traccia nei giorni scorsi, emergono con chiarezza nella conferenza stampa che segue, il faccia a faccia con il governo. La più dura la CGIL, che parla di profonda insoddisfazione perché l'esecutivo non ha tenuto fede agli impegni sulle future pensioni dei giovani, sulle donne, sulle tutele per chi fa un lavoro di cura. E anche le proposte odierne, sottolinea Camusso, ampliano di poco la platea di chi verrebbe esentato dall'aumento dell'età pensionabile. Quindi confermiamo la necessità che si risponda a questa indisponibilità ad affrontare le ingiustizie esistenti nel sistema e soprattutto l'assenza di prospettiva per i giovani con le mobilitazioni che la mia organizzazione nelle prossime ore deciderà. Ben diversa la posizione della CISL, ci sono ancora aspetti da chiarire, dice Furlan, ma è indubbio che siano stati fatti passi avanti importanti con i lavori più gravosi che vengono esclusi dall'aumento dell'età pensionabile. E poi, sottolinea la segretaria CISL, siamo alla fine della legislatura, questo accordo va chiuso ora. Non riteniamo assolutamente vantaggioso per i lavoratori e le lavoratrici coinvolte spostare in un mare aperto futuro la questione invece di un tema così importante per la vita delle persone. A tentare una mediazione fino all'ultimo è la UIL. È stato Barbagallo il primo a chiedere altro tempo per cercare un accordo che tenga tutti dentro. L'ultima volta abbiamo avuto 7 proposte fatte dal governo, questa volta ce ne hanno presentate altre 2. Chissà se martedì non ci possa essere qualche altra ipotesi.
Telegiornale delle 19, buonasera da Rai News 24. In apertura parliamo del tema pensioni. All'incontro con CGIL e CISL e UIL il governo avanza due nuove proposte, ma il sindacato si divide. Critica la CGIL che valuta la mobilitazione martedì. Un nuovo tavolo. Monica Boretti. Doveva essere l'incontro definitivo, invece governi e sindacati torneranno a vedersi martedì con una novità, la rottura del fronte sindacale. Nella riunione durata oltre 4 ore il governo ha illustrato il piano pensioni, un pacchetto in 7 punti del valore di 300 milioni e aperto all'estensione della platea delle persone che saranno escluse dall'aumento dell'età pensionabile a 67 anni. Stop dunque per 15 categorie di lavori gravosi di cui si era parlato nei giorni scorsi, ma non solo per le pensioni di vecchiaia, anche per quelle di anzianità. Sarà inoltre creato un fondo per la stabilizzazione dell'APE social. È un pacchetto importante che va ovviamente collocato all'interno della legge di bilancio, quindi aggiunge un contributo del governo a temi sociali. Positivo il giudizio della CISL, decisa a portare a casa un risultato di fine legislatura. L'impianto accoglie alcune questioni fondamentali che noi abbiamo posto. Non tutti i lavori sono uguali e non tutti i lavoratori sono uguali. Possibilità la UIL che intende sfruttare tutto il tempo a disposizione. L'ultima volta abbiamo avuto 7 proposte fatte dal governo, questa volta ce ne hanno presentate altre 2. Chissà se martedì non ci possa essere qualche altra ipotesi. Critica la CGIL che andrà all'incontro di martedì ma annuncia la mobilitazione. Le distanze mi paiono assolutamente evidenti e soprattutto non intervengono su che cosa sarà il sistema previdenziale per il nostro Paese. Sulla bontà di questo pacchetto. Per Francesco la posizione della UIL la definivamo intermedia, può darci qualche altro dettaglio? Che cosa chiede il sindacato di Barbagallo? Sì, se infatti da un lato è del tutto negativa, tanto che annuncia la mobilitazione, la CGIL di Susanna Camusso, invece parla di misure importanti, la CISL di Anna Maria Furlan, la UIL di Barbagallo in buona sostanza chiede di sfruttare ogni momento, ogni istante possibile di qui all'ultimo incontro che ci sarà appunto martedì 21 per cercare di limare ancor di più quest'ultima proposta presentata dall'esecutivo. E allora andiamo a sentirlo proprio nelle parole di Barbagallo, della UIL e poi linea a te. Dobbiamo valorizzare il lavoro che abbiamo fatto, se no sembrerebbe che in questi mesi non abbiamo fatto niente. Riteniamo ancora insufficiente, vogliamo chiarimenti, però da questo a non aspettare fino all'ultimo momento per dare un giudizio complessivo ce ne corre. Se l'avessimo dato qualche mese fa il giudizio non avremmo queste proposte. Da qui bisogna sempre pensare di ripartire, perché non basterà il confronto con questo governo, ma dovremmo prepararci a confrontarci col prossimo. Bene, grazie Pier, ti salutiamo. Veniamo adesso alla morte di Totorina, il trasferimento. Ricordato anche il commissario europeo Katainen, al quale oggi sempre Padoan risponde. Il governo italiano sui conti non dice bugie. Tornando al vertice di oggi, tra le novità c'è l'estensione della platea di coloro che vengono salvaguardati dall'aumento automatico dell'età pensionabile, che, lo ricordiamo, dal 2019 scatterà a 67 anni e non più a 66 e 7 mesi, visto che l'Istat ha certificato la crescita dell'aspettativa di vita. Restano 15 le categorie lavorative escluse dall'aumento, perché definite gravose, ma vengono comprese anche le pensioni d'anzianità contributiva e non solo quelle di vecchiaia. E a proposito di speranza di vita, l'esecutivo promette dal 2021 di rivedere il meccanismo di calcolo, prevedendo anche un limite massimo di 3 mesi per ogni futuro rialzo, garantendo così un andamento più lineare. Altra new entry, l'istituzione di un fondo alimentato da potenziali risparmi di spesa per consentire la proroga e la messa a regime dell'APE sociale al termine del periodo di sperimentazione.
proposte che Gentiloni ha definito doverose, rilevanti e addirittura sacrosante, ma che, come detto, sono state bocciate dalla Camusso, che parla di occasione persa e di proposte insufficienti, in particolare per giovani e donne. E se la CGIL annuncerà nelle prossime ore le forme di mobilitazione, la UIL tenta di mediare puntando tutto sul prossimo incontro, mentre la CISL promuove l'esecutivo e non vuole perdere tempo. Non prendere provvedimenti su temi così importanti in questa legge finanziaria butterebbe in là non si sa quanto questioni che sono vitali e nell'interesse dei lavoratori, delle lavoratrici, di quelli che noi rappresentiamo.